grido ripetuto più volte dai bambini della scuola materna ed elementare Franchetti di San Saba durante il corteo da Piazza del Colosseo a Piazza Madonna di Loreto, organizzato in segno di protesta per la chiusura dell'istituto lo scorso 20 dicembre a seguito della caduta di un pezzo di soffitto. Neanche il tempo incerto e qualche goccia di pioggia li ha fatti desistere dal richiedere a gran voce alle autorità competenti la rimessa in funzione del plesso scolastico. Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, non poteva certamente far finta di niente. È inaccettabile che si chiudano a scuola, ha sottolineato. Per questo la giunta capitolina ha già stanziato 200.000 euro. I fondi sono stati allocati nei centri di costo del primo municipio, al quale sarà erogata anche la seconda quota di 135.000 euro per il completamento dei lavori, determinati a rientrare quanto prima a scuola i bambini. Io voglio tanto ritornare alla Franchetti molto presto, quindi voglio anche ci torniamo, che il tempo passa veloce per tornare alla Franchetti. Ridateci la nostra scuola, alla 4 novembre fa un freddo di quelli da 50 gradi sotto zero e non possiamo neanche uscire in cortile, poi lì non possiamo neanche andare in corridoio per fare a meno del cortile. La nostra scuola è la più bella di tutte. Ridateci la Franchetti.